grazie di essere tutti qua e ve lo dico grazie di cuore da fiorentina che ha vissuto a Firenze tutta la sua gioventù e che ci è tornata a vivere nella sua vecchiaia. Sono molto fiera di questa Firenze civile che sta con noi oggi, dove non abbiamo voglia di insultare nessuno, ma soltanto di rivendicare che anche noi abbiamo diritto di parola e soprattutto dobbiamo difendere la Costituzione, non perché non sia riformabile, ma perché non è riformabile in questo modo e non è accettabile da nessuno di essere insultati giorno dopo giorno in una città che è stata il modello del dialogo. Se io ripenso alla mia fanciullezza qui a Firenze, io ho vissuto i giorni della liberazione, dell'occupazione della liberazione a due passi da qua, in Palazzo Strozzi, perché mio padre, che dirigeva la biblioteca di Esseux, pensava che fosse suo dovere proteggere ogni singolo libro dagli occupanti, quindi dai fascisti e dai tedeschi. Abbiamo vissuto lì tutti questi giorni. All'ultimo piano di questo stesso palazzo, di questo cinema, c'è stata una sede, ovviamente clandestina, del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, della parte militare. Quindi eravamo proprio nel cuore della battaglia di Firenze, io l'ho vissuta tutta, ma questa è un'altra storia. Comunque vi volevo dire grazie che siete qui con noi, anche da questa Firenze che non accetta di far parte del Giglio Magico. Un fiore per il tempo che è diventato un simbolo così triste. Sono riusciti a insultare tutti. E la cosa più triste è che abbiamo provato a insultare anche i partigiani, ma i partigiani hanno la forza e l'onore di tirarsi su e adesso diamo la parola. Carlo Smuraglia, che è sempre venuto alle manifestazioni di libertà e giustizia, che è un nostro grande amico, socio e non so che dire, e che l'AMPI nelle sue mani è sicura che tutte le migliori tradizioni saranno salvaguardate. Grazie Carlo. Io oggi, piuttosto che di festa della Repubblica, parlerei di celebrazione della Repubblica e degli anniversari che quest'anno ricorrono. Non perché voglia dire così tout court che c'è poco da festeggiare, ma perché mi sembra più adatto fare un ragionamento su come oggi celebriamo alcuni anniversari e celebriamo la Repubblica. Poi vedremo come, se e quando potremo festeggiare la terra. Nel 1946 io avevo 23 anni, non ero più quel ragazzo in plume che 3 anni prima aveva detto il primo no della sua vita, invitato dalla Repubblica di Salò, aveva preferito dire di no e andare sulle montagne. Non ero più nemmeno quel ragazzo meno sprovveduto che, liberata la mia città un anno e mezzo dopo e passando di lì il Corpo Italiano di Liberazione molto mal ridotto, ritenne giusto non tornare a casa ed arruolarsi volontario con l'ottava armata e finire così la guerra. Ero ancora un giovane però, che nel frattempo si era maturato, ma che aspettava qualche cosa di grande e di nuovo. E questo qualche cosa sembrò arrivare nel 1946, quando d'improvviso il voto alle donne, quindi la votazione universale, un riconoscimento vero di possibilità di esercizio della sovranità popolare, la Costituente, la Repubblica. Un anno felice e grandioso, perché per me si realizzavano in quel momento
i sogni che erano stati quelli della Resistenza, che non era, va sempre ricordato, il sogno di liberare l'Italia soltanto dai tedeschi e dai fascisti, ma era anche quello di creare le condizioni perché in Italia nascesse finalmente una vera democrazia. Quel sogno cominciava ad avverarsi nel 1946, intorno a queste tre scelte fondamentali: voto alle donne, la Repubblica e la Costituente. Ricordiamo questi anniversari proprio oggi, in cui la festa della Repubblica è caratterizzata da queste ricorrenze, e allora parlo di celebrazione perché mi sembra giusto, prima ancora che festeggiare, chiedersi se quel mio entusiasmo di allora, quel momento felice della mia vita, ha ancora corrispondenza e ragion d'essere di fronte ai ragionamenti che devo fare, necessariamente ormai da adulto. E devo dire, purtroppo, che quei grandi sogni di allora ancora non si sono realizzati. C'è ancora da aspettare, c'è ancora da lottare, non si può tornare a casa. Non si può dire soltanto, ma nel 1946 finalmente abbiamo dato il voto alle donne, che era una cosa doverosa da tantissimi anni, era cominciato dagli albori di quel secolo e anche prima il movimento per il voto alle donne per tanto tempo non era stato possibile, era giusto che finalmente questo fosse riconosciuto tardivamente, ma oggi possiamo dire è stata davvero una grande vittoria, un grande passo verso l'emancipazione, sì, però non possiamo dire che quella emancipazione si sia compiuta, perché mentre festeggiamo il voto alle donne, in due giorni ne hanno bruciate vive due, che vuol dire che c'è ancora una inciviltà profonda in giro, c'è ancora una discriminazione che tutti questi anni non sono riusciti a togliere di mezzo. C'è ancora... una considerazione della donna che è più antica del primo momento nel quale si cominciò a rivendicare il voto, e mi sgomenta non solo il fatto materiale di due assassini, ma mi sgomenta anche il fatto di quei due che passano vicino a una che sta bruciando e non hanno il coraggio nemmeno di chiamare il 112 o il 113 che sia. Perché questo significa anche questo un arretramento di civiltà, che si può perfino capire. La paura, diceva Don Abbondio, uno non se la può inventare, il coraggio non se lo può inventare. Si può aver paura, ma che paura c'è se 10 metri più in là si chiama la polizia? E non si fa nemmeno questo. E allora davvero c'è da riflettere sul primo punto, ma se passiamo agli altri, lo dico sommariamente perché dobbiamo parlare in diversi e giusto lasciare lo spazio a tutti, le considerazioni in qualche modo anche amare non sono molto diverse. Repubblica, bene, ma Repubblica non fu creata soltanto per quello che avevano fatto i Savoia. Pur certo una componente per molti, si erano comportati così male col fascismo che era meglio che se ne andassero definitivamente, come erano già fuggiti in precedenza l'8 settembre. No, ci fu una scelta, Repubblica, che risaliva anche a qualche tempo prima. Non è a caso che quando in Italia si crearono in alcune zone delle aree libere, ancora in mezzo all'occupazione dei tedeschi e dei fascisti, in quelle aree i partigiani si organizzarono e dettero luogo a una forma di autogestione pubblica che chiamarono Repubbliche Partigiane. E non è caso che allora questa parola influenzi anche quella scelta del 1946.
Ed è una scelta che non può fermarsi alla Repubblica soltanto, ma quello che poi sarà scritto nella Costituzione, a una Repubblica che deve essere anche democratica. E se rifletto sulla Repubblica democratica mi vengono altri mille interrogativi. Ma davvero siamo così contenti di questa democrazia? Ma davvero possiamo dire che è democrazia un paese nel quale è stato già detto? Il Parlamento non dovrebbe essere nemmeno in carica, o che lo sia almeno per l'ordinaria legiferazione o l'ordinaria amministrazione, si mette a fare la riforma costituzionale, si mette a stravolgere il tessuto connettivo del paese. Questa, siamo nella democrazia. Siamo nella democrazia quando si mette mano con questo Parlamento a una riforma e a una del Senato e a una legge elettorale, a colpi di fiducia, strozzando il dibattito, cambiando i componenti di una commissione se non sono d'accordo con l'opinione dominante. O dobbiamo dire che sono sfregi che si fanno alla democrazia. E parliamo ancora di democrazia quando l'idea di fondo non è quella di incrementare la democrazia, che è, lo dicevano gli ateniesi tanti secoli prima di Cristo, la democrazia è prima di tutto partecipazione. Ma allora perché in questo disegno, in questa legge sulla riforma del Senato, ci mettono un articolo nel quale c'è scritto che l'iniziativa di legge popolare, per la quale prima occorrevano 50.000 firme, d'ora in poi avrà bisogno di 150.000 firme. Ancora una volta si va in controtendenza. Ed è, siamo ancora alla democrazia quando ancora in quella stessa legge si rinforzano i poteri del governo e si dà al governo il potere di dettare praticamente l'agenda del Parlamento, quando nella Repubblica Democratica il Parlamento dovrebbe essere il centro e poi il governo dovrebbe essere l'esecutivo. Assistiamo invece a un progresso continuo verso il rafforzamento dell'esecutivo e verso una finalità che è quella di avere alla fine la certezza, in nome della cosiddetta governabilità, che è un'altra balla gigantesca che ci propinano ogni giorno, perché la governabilità non può essere un mito. Questa storia che bisogna riuscire assolutamente alla sera delle elezioni a sapere chi ha vinto. Intanto è già perfino sbagliato parlare di vittoria, perché non è così. Non si fa per vincere o perdere, non è una gara sportiva. Si partecipa alle elezioni per un altro motivo, per indicare quale deve essere il Parlamento, quale deve essere la struttura dello Stato, quale deve essere la rappresentanza della volontà popolare. Allora ci dicono no, è indispensabile saperlo la sera stessa, perché sennò altrimenti chissà quale confusione. Ci sono tanti paesi che questa confusione l'hanno provata, il più vicino mi pare che sia, se non erro, la Germania, la quale ha avuto una situazione in cui la sera delle elezioni, quando ci sono state, non molto tempo fa, un paio d'anni fa, non c'era la maggioranza e hanno lavorato insieme e si sono coalizzate due forze che stanno governando da due anni la Germania, anche con idee diverse. Non mi pare che sia accaduto niente di straordinario. Invece qui la governabilità è un mito e in nome della governabilità va eliminato tutto il resto, perché in nome di questo si fa una legge elettorale nella quale praticamente non si dà la parola ai cittadini, si continua a mantenere nominati e si continua ad assegnare un premio di maggioranza enorme, ottenuto il quale davvero chi vince può fare tutto quello che vuole. E oltretutto non si è fatto il calcolo, forse bene, perché non si è considerato che se non si vince subito, per dirla con i loro termini, cioè se non si prende subito il 40%,
si può andare al ballottaggio e qualcun altro può vincere con pochissimi voti e con quello avere una maggioranza enorme nel paese e governarlo. Quelli che ci dicono che noi siamo in guerra contro la legge elettorale, questa riforma del Senato, eccetera, perché ce l'abbiamo col governo Renzi. No, noi ce l'abbiamo con chiunque possa andare al potere con un pugno di voti e possa averlo da solo. Abbiamo già tristemente sperimentato. Abbiamo conosciuto la legge Acerbo, abbiamo combattuto duramente contro la legge truffa e quindi siamo vaccinati, non ne vogliamo più sapere di questi strumenti. E si sappia qualche giorno dopo come si formerà il governo, si seguirà la normale procedura, il Presidente della Repubblica darà l'incarico a quello che riterrà che sia quello che è in grado di tentare di formare in Parlamento una maggioranza e costituire un governo. E si vedrà come vanno le cose, ma consegnare tutto in mano a qualcuno è proprio contrario all'idea di democrazia, almeno all'idea di democrazia che abbiamo noi, che è ancora quella della partecipazione del governo di molti e non del governo di pochi. E quindi anche qui ricordiamo che c'è stata la Repubblica, ma la Repubblica doveva essere democratica. Io potrei aggiungere anche che non c'è scritto, ma quella Repubblica, per necessità storica, scritto o non scritto, doveva essere democratica ma anche antifascista. E parliamo di Repubblica antifascista in un paese nel quale può quasi vincere le elezioni Casa Pound a Bolzano. Dei problemi forti ci vengono anche da questo punto di vista. Se passiamo al terzo punto, la gioia, perché si fa la Costituente, si farà la Costituzione, e anche qui c'è da riflettere molto. Pensate alla Costituente. La Costituente è un lavoro lungo, migliaia di emendamenti, giornate di discussioni, anche notturne, incontri, un lavoro intenso in cui non è vero che si cerca di fare dei compromessi tra partiti. La verità è che si cerca di trovare un punto comune tra idee opposte, perché si vuol fare una Costituzione basata su principi destinati a durare nel tempo. E confrontiamola col modo come adesso a quella Costituzione si pensa di mettere mano, si è pensato di mettere mano. Nel modo a cui accennavo sinteticamente prima, ma che è la realtà. Intanto perché da che mondo è mondo delle costituzioni si occupa semmai il Parlamento ma non il governo. E qui invece per unire ancora una volta Costituente e democrazia è il governo il quale prima promuove le leggi, poi detta il calendario. Vi ricordate quante volte è stato detto la riforma del Senato deve passare entro il 15 maggio, poi entro un'altra data, poi successivamente entro determinati tempi, poi ci vuole la tagliola per togliere di mezzo gli emendamenti, se no non si fa in tempo, non so in base a che cosa. Con una discussione che non c'è mai stata, io ricordo quella senatrice indipendente, una scienziata, che al Senato ha concluso il voto, il secondo voto sulla riforma del Senato, prendendo la parola e dicendo: cari colleghi, io sono una scienziata, non mi intendo bene di diritto e tanto meno di diritto costituzionale, quindi ho ascoltato attentamente il dibattito pensando di essere illuminata. Sapete che non ho capito niente di quello che avete detto e che per questo mi astengo, ma non mi astengo perché non so, mi astengo perché so che al Senato l'astensione vale voto contrario. Dovrebbe essere una dichiarazione terribile per della gente che avesse amore alla democrazia, un'accusa gravissima di non essersi spiegati nemmeno in Parlamento.
di non aver aperto nemmeno gli occhi a chi era disponibile a votare in un modo o nell'altro. E altrettanto si è fatto col popolo. Che cosa ne sa il popolo di queste riforme? Chi lo ha informato? Adesso, improvvisamente, è ancora il governo che vuole che il popolo sia informato a tutti i costi, ma di che cosa? Non dei contenuti delle riforme, della legge elettorale, della riforma del Senato, eccetera, ma del fatto terribile che se perderà il referendum se ne andrà a Renzi. Questa è l'informazione che deve essere data ai cittadini. È davvero così che pensavano i costituenti. Quando hanno disegnato quell'architettura, tutta l'architettura, perché disperdiamo definitivamente una volta per tutte anche l'ennesima balla, che cioè va tutto bene, state tranquilli perché non tocchiamo la prima parte della Costituzione. Non è vero, non è vero, perché intanto la Costituzione ha un disegno unitario e poi ogni parte ha una sua linea, ha orologeria, vorrei dire, con un meccanismo molto complicato di poteri, contropoteri, pesi e contrappesi, e se si toccano si cambia l'intero sistema. Senza dimenticare poi che se addirittura si va verso l'abolizione, perché di questo si tratta, diciamocelo chiaramente, del Senato, di togliere di mezzo una Camera con una qualsiasi vera potenzialità, è un pezzo di rappresentanza dei cittadini che se ne va, e la rappresentanza dei cittadini è quella che è scritta non nella seconda parte della Costituzione, ma nell'articolo 1, che dice che la sovranità popolare spetta al popolo. Ed allora anche sugli entusiasmi per la Costituente c'è davvero da tremare a pensare a quanto siamo lontani da allora, dallo spirito di allora. Quanto poco rispetto c'è per questa Costituzione, che Calamandrei diceva che veniva dal sangue versato da 100.000 caduti per la libertà. Ma questo è considerato un pezzo di carta che si può cambiare a piacere, con una concezione della democrazia e dei rapporti costituzionali e politici che fa veramente tremare i polsi al pensiero che si possa pensare in quel modo. Già io mi scandalizzo perfino quando sento dire che, e lo si continua a dire, guardate, molto spesso quelli che sostengono il sì nel referendum, una delle prime cose che dicono è: ma questa Italia bisogna anche un po' risparmiare, quindi mandiamo a casa 200. Ma quando mai si è pensato che si faccia la spending review sulle funzioni istituzionali? Se non funzionano, si fanno funzionare. Ma non si sopprimono per risparmiare, e non si sopprimono a piacimento, perché ciascuno, qualunque cittadino del popolo potrebbe dire: ma se è proprio questione di risparmiare, perché non mandiamo a casa 200 senatori e 200 deputati? Perché se invece mandate a casa soltanto 200 senatori e invece i deputati rimangono tali e quali e assumono tutti i poteri, vuol dire che il disegno è un altro. Il disegno è quello di mettere mano a tutti. Ecco, allora, per non addentrarsi ulteriormente in questi temi che riguardano i temi di questi giorni, la conclusione. Dobbiamo essere tristi per questo? Io dico di no. Dico di no. Devo dire che se penso ai miei sogni infranti del 2046 non mi rattristo. Penso che siamo in una fase nella quale bisogna mettere di nuovo le mani alle nostre energie e cercare il nostro riscatto. Bisogna aumentare la partecipazione. Bisogna fare in modo che i cittadini siano consapevoli, bisogna fare in modo che quel disegno venga davvero portato avanti. Quelle cose che vollero i costituenti nel 2006 abbiano veramente la conclusione che loro spetta, quello di una Repubblica democratica fondata sul lavoro, con una Costituzione attuata, con dei principi che diano veramente i poteri al popolo sovrano e non a qualcuno che domani potrà governare da solo.
Questo è il punto. Allora il mio invito è a non scoraggiarsi mai, a pensare che occorre sempre uno sforzo di volontà e un impegno, ma si può sempre vincere. E quando si può vincere, la regola è che si deve vincere. Ricorreranno a tutti i mezzi, lo abbiamo già visto. Sono pronti con una stampa succube anche ad attaccare tutto, hanno attaccato anche l'AMPI. Io rispondo a questi signori soltanto sapendo una cosa. L'AMPI sta orgogliosamente riempiendo di banchetti tutta l'Italia per il no e continuerà qualunque cosa accada e qualunque cosa diciamo. E quest'AMPI che voi considerate divisa e frantumata quest'anno ha avuto 9.495 iscritti nuovi. Questa è la nostra risposta.